Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti a questa terza lezione sulla tarantella del Gargano. Riprenderemo dalla seconda pagina, ultima nota del terzo rigo. Quindi. Perché è la stessa cosa dell'inizio, solo che è inverso, però poi vedremo insomma questa parte finale. Non ci complichiamo le cose, troppe cose diventa confusionario. L'ultimo pezzo, poi ve lo spiego alla fine. Allora, l'ultima nota insomma, di questo terzo rigo della seconda pagina è questa. Quindi, noi abbiamo eseguito prima, come dicevo nella lezione precedente, queste due note, tam-ta, aggiungendo questo quarto in levare. Creiamo la sincope. E quindi qua non è altro che la ripetizione, tutto in diretta, è sfuggito il foglio. Vabbè, non è altro che la ripetizione della stessa melodia ripetuta all'ottava superiore. Quindi prima era questa qua, ricordate? Qua farà la stessa cosa un'ottava più alta, quindi così. Dopo queste due note, che è questa. Queste due, quindi siamo arrivati col 2 prima. Qua ci ricolleghiamo, quindi quella nuova è questa. Chiaro? Quindi le due note le lasciamo perdere. Quindi queste due. Abbiamo finito qui la volta scorsa. Questa nuova è questa, il quarto in levare. La stessa melodia di prima. Quindi per chi l'ha memorizzata, l'ha interiorizzata, già insomma sarà più semplice. Il quarto in levare, pensiamo un quarto dito in settima posizione, un quattro, ancora in apertura, quattro cerchiato, cinque cerchiato, quattro cerchiato in chiusura, cinque cerchiato in apertura e il quattro in apertura, sempre cerchiato e il tre cerchiato in chiusura. Sono tutti cerchiati questi per capirci, vengono suonati tutti in questa fila interna. Quindi ripeto, in apertura un quattro cerchiato ancora, cinque cerchiato, quattro cerchiato in chiusura, cinque cerchiato in apertura, ancora il quattro cerchiato e tre cerchiato in chiusura. È questo praticamente. Il quattro cerchiato in apertura, poi quattro cerchiato, quattro, quattro in chiusura, cinque cerchiato. Insomma, siamo arrivati fino a qua, chiaro? Ecco qua, mettete in pausa, vedetevi questa parte che vi ho fatto vedere. Quindi è così, nuovamente 1, 4, 4 cerchiato, 5 cerchiato, 4 cerchiato in chiusura, 5 cerchiato in apertura. Qua possiamo mettere l'acciaccatura, 4 cerchiato, 5, 4, veloce. E poi 3 cerchiato in chiusura. Quindi, ripeto, lentamente 1, 4, chiudo, apro. Ancora un, metto un metronomo così ci aiuta per la ritmica, anche per voi per capire la pulsazione. 88, così. Un, il terzo cerchiato dura di più, il doppio delle altre, quindi un. Ancora un. Ripetiamo questo, quindi un quattro cerchiato, cinque cerchiato, chiudo con quattro cerchiato, apro con cinque cerchiato, l'acciaccatura quattro cerchiato, cinque cerchiato e quattro, così, e tre cerchiato in chiusura. Chiaro, quindi così, sarà così. Un. Ancora un. Quindi fermate il video, lo ripetete tantissimo, quindi man mano velocizzandolo così. Ancora. Prima senza acciaccatura, magari per un po' di tempo, e poi raggiungete magari tra un mesetto. Quindi un. Così, quindi.
apro con 4 cerchiato, 4 cerchiato, 5 cerchiato, 4 cerchiato in chiusura, 5 cerchiato in apertura, 4 cerchiato in apertura, chiudo col 3 lungo. Quindi ripetete questo. Con l'acciaccatura uscirà così. Ripetetelo per una mezz'oretta. Bene, avete messo in pausa il fatto, ripetuto, quindi avete memorizzato. Andando avanti, perché mezz'ora? Perché insomma l'avete già memorizzato prima, quindi non c'è bisogno di, diciamo, interiorizzare la melodia, l'avete già in mente. Quindi sapete fare quest'ora. Andando avanti abbiamo in chiusura la prossima frase, tre volte due cerchiato. Quindi pensiamo un, quindi un, pensiamo un. In chiusura, tutti e due cerchiato, quindi un, apro col 3 cerchiato, chiudo col 2 cerchiato, ripetiamo questo, un, pa, sempre questo, un, ancora questo, un, lentamente, un, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 2 cerchiato, 3 cerchiato in apertura, 2 cerchiato in chiusura. Quindi un, mettendo un metronomo, sarà così, un, ancora questo, un, mettete in pausa il video, ripetetelo per una mezz'oretta, quindi un, due cerchiato, due cerchiato, due cerchiato, apro col 3 cerchiato e chiudo con 2 cerchiato, chiaro? Quindi un. Bene, ripetetelo. Benissimo, ora andiamo avanti, anzi possiamo collegare la prima frase alla seconda frase, quindi sarà così. La prima frase era questa, un. La frase di poco fa è questa, un. E la collegate, prima magari vi fermate tra un passaggio e l'altro, poi cercate man mano di avvicinarla, quindi togliendo quella pausa, quindi sarà un. Chiaro? Ancora questo, un. Chiudo, apro. Lo ripetete una mezz'oretta. Andando avanti abbiamo il quarto dito in apertura e il 5 cerchiato e nuovamente il 5 cerchiato, quindi il primo 5 ci soffermiamo di più, la sincope è questa, chiaro? Quindi due volte il 5 cerchiato, sarà 4, 5 cerchiato e 5 cerchiato nuovamente, quindi ancora questo, in apertura 4, 5 cerchiato lungo, 5 cerchiato corto, quindi così. Quello lungo di 5 cerchiato dura due pulsazioni, quindi ancora questo, ripetete questo per 10 minuti, così. Bene, mettete in pausa e fatelo. Bene, bentornati, l'avete memorizzato ormai, quindi così. Leghiamo tutte queste frasi, quindi dall'ultima nota, insomma, del terzo rigo della seconda pagina, così. La frase di dopo, un. Quello che ho imparato poco fa. Chiaro, lo faccio a blocchi per farvi capire meglio i vari pezzetti, perché legandolo diventa difficile. Poi, se volete sentire legati, insomma, basta tornare indietro col video e ascoltate l'inizio. Ripeto nuovamente questo, quindi un. Primo blocco, prima frase. Se avete difficoltà, andate ad ascoltare la spiegazione. Seconda frase. Un. Questa frase, l'altra era 4, 5, 5 cerchiato. Bene, se avete qualche difficoltà la riascoltate. Colleghiamo per ora tutto, sarà così. 1.
finito anche questo rigo. Lo ripetete tantissimo fin quando l'avete memorizzato proprio bene, 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 chiaro? Quindi, poi, ecco qua, il rigo ve lo faccio vedere qual è, insomma, è il 4 in levare, un 4, poi 4, 5, 4, 5, la prima frase finisce qui, la seconda frase è qui, chiaro? Ok, benissimo, abbiamo finito questo rigo, l'avete memorizzato, non andate avanti se non avete imparato questo, non ha senso. Ok, andando avanti, allora ripeto un po' questa frase così vi collego alla nuova frase, quindi un... Ripeto nuovamente, così vi collego alla nuova frase, così, chiaro? Quindi così. Andiamo avanti col quindi il rigo nuovo, il quinto rigo di questa pagina, della seconda pagina, è così, due volte il 5 cerchiato, 4 cerchiati in chiusura, 4 cerchiati in apertura, quindi ancora questo, quindi 2 volte 5 cerchiati in apertura, 4 cerchiati in chiusura, 5 e 4 in apertura, 100 cerchiati, quindi è così, ascoltate, ancora questo, quindi ripetiamo questo per 10 minuti, mettete in pausa e fatelo. Bene, bentornati, sapete fare questo ora. Andiamo avanti, tre volte il terzo cerchiato in chiusura e il quarto cerchiato in apertura. Quindi sarà così. Ancora questo, ogni nota una pulsazione. Quindi tre volte il terzo cerchiato in chiusura, una volta il quarto cerchiato in apertura. Quindi così. Ancora questo, ancora così, ora ho legato la prima battuta alla seconda battuta di questo rigo, chiaro? Parliamo del quinto rigo della seconda pagina, ancora queste due battute legate, andiamo avanti e qua è semplice perché lo stesso movimento che abbiamo trovato sopra, quindi 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3 e 3 aprile, quindi è questo. Semplicissimo, quindi. In chiusura 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, il 3 in apertura, corto, e poi il 3 lungo in apertura. È così. Questo, ripetete questa frase per una mezz'oretta fin quando l'avete memorizzato. Sarà facile memorizzarla perché è come l'inizio, è solo che prima era l'ottava grave e poi invece qui sotto. Nuovamente questo, vabbè, bentornati. Quindi ora possiamo legare, fare tutto il rigo, insomma, così, chiaro? Allora, tutto il rigo, ecco qua, quindi in apertura, ancora questo rigo, ancora questo, apro, chiudo, apro, chiudo, 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 apro, chiudo. Chiaro, ripetetelo tantissimo. Ho eseguito tutto tranne l'ultima nota di questo rigo, che farà parte della frase, diciamo, successiva. Chiaro? Quindi, vabbè, ripetiamo ora tutti e due i righi, li colleghiamo insieme, dall'ultima nota sempre del terzo rigo, E sarà così, quindi. Un
questo lo ripeterete tantissimo fin quando l'avete memorizzato. Non andate avanti se non vi è chiaro, farete solo confusione. Andando avanti ora, dall'ultima nota di questo rigo abbiamo il 2 cerchiato. Quindi la stessa melodia di prima la troviamo qua, proprio uguale, chiaro? Solo spostata all'ottava superiore. Quindi abbiamo in apertura il 2 cerchiato, poi il 4, il 2 cerchiato, il 4, il 3 cerchiato e due volte il 3 cerchiato in chiusura. E così quindi 1. Ancora questo, 1. Ancora questo, 1, 3 cerchiato, 3 cerchiato, ancora 1, ancora questo, 1, 3 cerchiato, 3 cerchiato lungo, chiaro, ripetete tanto questo, poi va bene, mettete in pausa e fatelo, tornate dopo mezz'ora, un'ora. Bene, bentornati, l'avete memorizzato così con un. Aggiungiamo ora il 3 cerchiato, quindi è questo. Un. Tre volte il 3 cerchiato, quindi un, tre, 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 apro col 4 cerchiato, apro col 4 cerchiato e chiudo col 3 cerchiato, quindi un. E poi il 5 in apertura. E il 3. Chiaro? E così quindi 1, 3, 3 cerchiato, 3 cerchiato, 4 cerchiato in apertura, 3 cerchiato in chiusura, così 1. Chiaro? Ripeto questo quindi 1. Il 5 che dura praticamente due quarti, due pulsazioni. 1, 2. Vabbè, poi andando avanti ripete la stessa cosa, quindi ripeto nuovamente questa frase di ora. E fermate il video e ripetetela tantissimo. Bene, bentornati. Ora facciamo una cosa, colleghiamo dall'ultima nota del penultimo rigo. Chiaro? Quindi in apertura, quindi 1, 1. Chiaro questo, ancora questo, quindi 1, uguale, 4 apro, ripete come l'inizio, qua è semplice, chiaro? Bene, bene, allora qua ripete poi come l'inizio, possiamo ripeterla tutta fino qui, sì, tutta questa parte lentamente, quindi 1, così 1. Chiudo, chiudo, apro, apro con 4 cerchiate e chiudo. E poi ripete come l'inizio, cioè eseguirà la parte prima acuta. Poi quella grave. E
ripete tutta nuovamente dalla seconda parte, chiaro? Quindi non dall'introduzione, perché la parte iniziale è stata già ripetuta qui alla fine, va bene? Quindi penso che sia chiaro, quindi le varie frasi da vedere, ecco qua. Bene, ta 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 ta. Sì. Ripete nuovamente. Beh, è così. Quindi penso che sia tutto chiaro. Stavo vedendo, insomma, se riuscivo praticamente a mostrare alcune cose, però vabbè, penso che sia chiaro. Il brano non è difficilissimo, quindi non incontrerete sicuramente nessuna difficoltà. Bene, ripetetelo tantissimo, poi alla fine mettete, insomma, i bassi. E l'ultima cosa, la parte finale non è altro come, diciamo, l'introduzione, come ho detto prima, quindi solo che ripete prima la parte acuta, poi la parte grave. Giro e giro è sempre la stessa cosa. Mi raccomando, ripetere sempre a pezzi piccoli, non insomma a fare tutta la lezione tutta di un colpo, va bene? Bene, se incontrate qualche difficoltà nei commenti me lo scrivete, appena avrò un po' di tempo vi risponderò. Per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!